Per la quarta giornata di Serie D, Girone F si affrontano Civitanovese e Notaresco, due squadre ancora senza successi in questo torneo. Alfonsi, oggi squalificato, propone un audace 4-4-2 con Pierfederici e Bonavoia esterni di centrocampo, Spagna e Padovani in attacco. 3-4-1-2 in fase di possesso per gli abruzzesi di mister Evangelisti con Pelacani trequartista, a ridosso delle punte Carrozzo e Persano, dirige Montefiori di Ravenna in un meraviglioso pomeriggio di sole. Buon avvio della Civitanovese oggi in tenuta bianca. Dopo un minuto Spagna da due passi cerca l'avvitamento ma non trova la porta al terzo, punizione di Capece disinnescata in due tempi dall'estremo abruzzese l'Oliva. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti. Al nono Ferri di testa manda alto su sviluppo di palla inattiva. Al ventunesimo Persano si gira e calcia con disarmante semplicità. Il giovane portiere rossoblu Petrucci è ormai battuto ma la traversa lo protegge. Al 35esimo rete annullata ai padroni di casa, stacco imperioso di Diop vanificato da un fallo in attacco. Nell'unico minuto di recupero della frazione, Arrigoni su punizione dal limite, non impensierisce Petrucci. Si va al riposo sullo 0-0, gara equilibrata con rare fiammate di cronaca. Variazioni nell'intervallo, Makarov rileva Pierfederici nella Civitanovese, nel Notaresco fuori Carrozzo e Pellacani, dentro Di Cairano e Sal. Al nono della ripresa all'acuto degli ospiti, Ciutti ruba palla e crossa basso a centroarea, Persano mette dentro di prepotenza. Gara in salita per la Civitanovese, un minuto più tardi il rosso diretto a Stefano Spagna fa precipitare ulteriormente la situazione. Dentro il fantasista Vittorio Esposito, arrivato da pochi giorni a Civitanova al posto di Visciano. A dispetto dell'inferiorità numerica, la panchina rossoblu gioca l'azzardo della disperazione. Al 22esimo Capece dal limite prova di esterno destro senza troppa incisività. Al 35esimo clamoroso palo di Diop con una conclusione dalla media distanza. Anche la sfortuna sembra accanirsi sulla squadra di Alfonsi. Dentro anche l'argentino Ramiro Brunetti, il classe 2006 Gian Domenico per l'assedio conclusivo. Al 43esimo punizione velenosa di Esposito che attraversa tutto lo specchio della porta senza incontrare deviazioni. Proprio al 45esimo uno sciagurato fallo di mano in penarea regala il rigore dell'isperata parità ai marchigiani. Capece con freddezza trasforma dagli 11 metri, è 1-1 al Polisportivo. Il verdetto finale premia la reazione emotiva della Civitanovese sotto di un gol e di un uomo ma capace di conquistare il primo punto dell'annata. Mister Evangelisti, la vittoria sfuma proprio nei minuti finali per un'ingenuità. Avevate un po' tutte le carte in regola per centrare la prima vittoria di questa stagione. Sì, è sfumata anche domenica scorsa con la Samba, al 95esimo in rigore, quindi ci lecchiamo le ferite perché posso rimproverare i miei che non abbiamo chiuso la partita, ma anche oggi abbiamo lasciato dei punti che sul campo, per come è andata la partita, potevamo benissimo portarlo a casa, insomma. Siete trovati in vantaggio 1-0, un minuto più tardi l'espulsione. È soddisfatto di come la squadra ha gestito la superiorità numerica o si aspettava una gestione diversa? Ma noi ne abbiamo subito qualche traversone di troppo, ma abbiamo preso un tiro da 35 metri con Diop Paolo, ma se non riesci manco a concedere, se non concedi neanche un tiro da 40 metri, devi essere la squadra proprio perfetta, ma la squadra non ha subito niente, anzi ha fatto 4-5 ripartenze che secondo me lì dovevamo chiudere la partita, perché giustamente la Civitanovese aveva tutte le carte in regola per pareggiarla almeno, insomma. Mi sembrava la solita domenica che si prospettava, invece siamo riusciti in 10 contro 11 e di questo va dato merito ai ragazzi di aver raggiunto il pareggio che fondamentalmente ci sta. Questo pareggio, oltre a sbloccare la classifica, vi può sbloccare anche mentalmente. Anche oggi siete arrivati spesso al limite dell'area di rigore, in posizioni pericolose, ma ancora manca qualcosa in fase realizzativa forse. Ma noi ci lavoriamo da quando siamo partiti e se andiamo a vedere anche i gol subiti, su azione abbiamo subito veramente poco. Oggi con il Roma City abbiamo preso gol quasi sempre su palle inattive, quello sì. E per quanto riguarda gli ultimi 20 metri lavoriamo costantemente sulle trame offensive e girerà. Ora questo punto comunque vi tranquillizza a livello psicologico, stanno arrivando anche nuovi innesti, una Civitanovese che pian piano si sta quadrando e soprattutto vi state anche ambientando nelle difficoltà di questo torneo. Ma ambientando più che altro rispetto al campionato, noi venivamo con il blocco squadra dell'eccellenza, i ragazzi sono encomiabili,
solo ringraziati, e la riprova è il pareggio raggiunto oggi 10 contro 11.